Radio Radicale, siamo con Pier Antonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, per parlare della riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Allora, ieri è stata una giornata particolarmente tesa perché avete votato due emendamenti, poi insomma c'è stato lo stop perché la maggioranza... Perché era finito il tempo. Era finito il tempo, ma diciamo mai la fine del tempo fu così provvidenziale, perché erano emerse insomma diverse posizioni. Allora, che cosa sta succedendo? Come pensate di risolvere? Perché il ministro è molto risentito e vorrebbe una soluzione entro domani. Allora, che cosa è successo? Ma io non so se entro domani potremo avere la soluzione, perché molti dei nodi politici che riguardano questa riforma rimangono sul tavolo, non sono stati risolti. Abbiamo fatto dei passi avanti, indubbiamente, perché per esempio sui fuori ruolo abbiamo raggiunto degli accordi, in particolare prevedendo una riduzione del tempo massimo per cui un magistrato ordinario piuttosto che amministrativo può rimanere fuori ruolo. Abbiamo ottenuto il principio per cui le normative per quanto riguarda le porte girevoli debbano essere applicate in modo sistematico anche ai magistrati amministrativi e ai magistrati contabili. Abbiamo stabilito in linea di principio tutta una serie di norme sulle porte girevoli restrittive, per cui un magistrato ordinario, amministrativo o contabile che entra in politica, sia che esso sia eletto, sia che esso sia nominato, non possa più tornare per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, e quindi passi avanti notevoli. Rimangono dei nodi, in particolare quello della legge elettorale e soprattutto la separazione delle funzioni, che noi chiediamo essere piuttosto... Allora, qualcuno ha accusato di voler introdurre questo tema a forza nel provvedimento? No, a forza, perché a forza è uno dei temi che a tutti gli effetti a titolo per essere introdotto. Scusi, mi ero confuso con quello sulla responsabilità dei magistrati. No, questo è un emendamento di Costa che riprende un po' il tema del referendum che rimane pure sul tappeto, anche se bisogna essere sinceri, nell'ambito di una soluzione generale Costa si è dichiarato disponibile a ritirarlo se c'è un accordo complessivo. Piuttosto invece i temi, come dicevo prima, che rimangono sul tappeto sono quelli della separazione delle funzioni, che noi chiediamo possa avvenire per un magistrato con una sola volta nell'arco dei primi 5 anni di carriera, e per quanto riguarda poi la legge elettorale, sulla quale noi continuiamo a proporre il sorteggio temperato. Il ministro che osservazioni ha fatto sul lavoro che state svolgendo? Ha accusato qualche tentativo di modifica come incostituzionale? C'è stato questo elemento? Sì, certamente, questo penso che sia noto. Per quanto riguarda la proposta che io porto avanti sul sorteggio temperato, la ministra sostiene che potrebbe essere incostituzionale, e che qualcuno, il relatore Verini, dice anche che una norma di siffatta natura potrebbe avere anche problemi di promulgazione da parte del Presidente Mattarella. Noi riteniamo comunque che questa norma, al di là di una possibile censura di incostituzionalità, ma che non è ad oggi sancita da nessun provvedimento, ma che alberga nelle tesi di alcuni accademici, non possa essere un motivo che rispetto a una scelta politica che noi riteniamo maggioritaria possa allo Stato comportare il rigetto della proposta tutt'uno. Come ha trovato queste osservazioni sia sulla promulgazione che sulla costituzionalità? Insomma, cioè, avete diciamo in qualche modo la Corte Costituzionale in casa? Beh, io non arriverei a fare una battuta di questo tipo. Io dico che è un argomento dogmatico. Io invece faccio un ragionamento politico e quindi continuo a ritenere che questo argomento debba proseguire all'interno della dialettica della Commissione e, se posso, se sarà possibile, anche essere votato prima dalla Commissione e poi dall'Aula. Oggi riprendete a votare o votate domani? No, oggi riprendiamo a votare, mi pare alle 2:15 la Commissione cominciamo a votare. In che clima? Temo che sia lo stesso di ieri. Quindi non è cambiato nulla? No, non direi che abbiamo fatto dei passi avanti ieri sera, ma credo che chi
non condivide in generale l'impianto della legge anche all'interno della maggioranza, non abbia maturato convinzioni diverse da ieri a oggi. Però domani c'è la soluzione, perché il ministro ha detto entro domani, cioè quindi speriamo, speriamo, cioè io, dipende da tante cose, dipende, quindi è l'auspicio della ministra Cartabia, noi faremo la nostra parte, però certamente non è così scontato che arrivi la soluzione complessiva domani. Il lavoro che state facendo, quanti quesiti referendari toccherà? Ma guardi, meno di quello che si prevede, nel senso che abbiamo uno dei temi che riguarda la separazione delle funzioni era se un eventuale intervento nell'ambito di questo provvedimento normativo dovesse eventualmente impedire la celebrazione del referendum. Dai dati e dalle valutazioni che abbiamo fatto confrontandoci anche con la ministra sembra che non sia così, cioè nel senso che il quesito referendario è molto più ampio rispetto alla questione che noi poniamo del trasmutamento di funzioni una volta piuttosto che due come proposto dal governo, piuttosto che zero come invece propone il quesito referendario. Lei è favorevole all'allungamento dei giorni del voto dal 12 al 13 giugno? Mi sembra che sarebbe un atto di democrazia, per cui da quel punto di vista lì non, nulla osta nel momento in cui c'è un referendum, ci sono delle elezioni amministrative, si possa arrivare tranquillamente anche al lunedì, al voto nel lunedì. Bene, la ringrazio molto, grazie come sempre a Pier Antonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera. Sono io che ringrazio molto.